Ok, il punto migliore è questo. Non mi convince, Mike. Abbiamo già perso uomini lì. Abbiamo perso chi? Quando? Qualche settimana fa. Torres e Evans cercavano provviste, ti avevo detto che... No, maledizione, non l'hai fatto! Te l'ho detto! Siamo andati a cercarli, ma l'ingresso era crollato. Fuori c'erano le moto, ma il posto era invaso. Ricordi? Non so neanche se sono riusciti a entrare. Qual è il problema? Stiamo studiando le carte, quelle di Sherman's Camp. Mm-hmm. C'era una miniera in fase di ampliamento. Quindi ci saranno accatastati degli esplosivi. Esatto. Ma Schizzo ha deciso di dirmi ora che ci abbiamo perso due uomini. E questo non l'ho mai detto, Mike. Ma senti, io... Dammi la mappa, recupererò gli esplosivi e cercherò i nostri ragazzi. Che diavolo. Tutti fidi di lui, Mike. Ma io no. Dimmi, quanto paga adesso Tucker per una cassa di tritolo? Senti, datti una calmata, lui fa la sua parte. Oh, davvero? E che cosa fa? Oltre a infrangere la pace con i ripugnanti, evitare il lavoro, girare con ricchi tutto il giorno, che cosa fa? Eh? Tu invece che fai? Eh? Ti gratti mentre gli altri fanno tutto. Proteggo l'accampamento da predoni, ladri e randaggi. D'accordo, ora smettetela. Piantatela! Ehi, non ti fidi? Allora lo accompagni. Ma ricordate questo tutti e due, ricordate. Apparteniamo tutti alla stessa comunità. Ok, mi sta bene. Domattina saliamo in moto e andiamo. Partiamo subito. Ora. Sì. Ora, nel pieno della notte. Certo. Sai, finché buio ci saranno meno furiosi nella miniera. Ah, sì, giusto. Visto che non vieni a lavorare, insegui gli elicotteri spia e ora sei un esperto di furiosi, vero? Serve un cazzo di esperto per sapere che i furiosi escono di notte. Ok, va bene. Adesso basta. Ok. Ok. Vuoi partire ora? Andiamo ora. Ma questa la tengo io. Cristo santo. Ehi, senti, ha avuto i suoi problemi, proprio come tutti quanti. Ma fa il suo dovere. Vado a dire a Torres Evans. Quindi sono quelle degli uomini di Mike? I miei uomini. Comunque sì. Torres e Evans. Non erano randagi, ma erano stati nell'incubo. Li credevo pronti. A quanto pare ti sbagliavi. Sono già state saccheggiate. Maledetti sciacalli sono ovunque. Schizzo, perché non hai recuperato la loro roba quando sei venuto qui fuori a cercarli? Perché c'erano troppi furiosi. Ecco perché. Come loro. Solo morti di più. Andiamo. Mike ha detto che gli esplosivi sono chiusi in casse blindate. Speriamo di trovare le copie delle chiavi dentro l'ufficio. Larve maledette. Dio, come odio queste. Siamo d'accordo. Ehi, vieni qui. Ti do una mano a salire sul tetto. Potrebbe tornare utile. Andiamo! Sì. E vai su! Ok. Anche questa è fatta. Stai bene? Sì, grazie per la premura. Schizzo! Problema risolto. Sì, fantastico. Guarda in giro. Vedi se trovi dei razzi. Aspetta, non avevi portato la torcia? Sì, ma le pile sono andate ormai. Diventano sempre più difficili da trovare. Soprattutto quelle cariche. Razzi. Schizzo! Ho trovato una cassa di razzi. Sì, prova a forzare la porta, così posso entrare anch'io.
razzi sono qui. Sì. Dammi le chiavi. Intendi queste chiavi? Sì, passa. Ehi, 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 ho un'idea. Facciamo che tu fai strada fino alle casse e io le apro. Qualcosa in contrario? Nessun problema. Ma non perderle. Mm. Certo. Ok. Cerca di stare attento. D'accordo. Entriamo. Ti seguo a ruota. Visto? Te l'avevo detto. È stretto, ma forse riusciamo a passare. Dammi una mano. Avanti, spingi! Sto spingendo! Prova a fare leva su quella roccia. Oh, ok. Sì, così. A te sembra stabile? Più o meno. Ricorda, non usare la pistola. Non avevi detto che l'area è sicura? Non l'ho mai detto e non scherzo. Se apri il fuoco, rischi di attirare su di noi tutti i furiosi rimasti in zona. D'accordo, ho capito. Cristo. Prima area d'espansione vicina alla galleria principale. Dai, di qua. Ti seguo a ruota. Ah, merda, da qui non si passa. Guarda la mappa, c'è un altro tunnel, un condotto di aerazione. Secondo la mappa, qui hanno scavato un tunnel di collegamento, ma forse era instabile e l'hanno richiuso. Dove? Di qua. Qui? Sì. Sì, direi che l'hanno sbarrato. Beh, non sembra il massimo della stabilità. Che ti avevo detto? Io ho solo questa. Tu hai la torcia. A te l'onore. Forse c'è un motivo se hanno interrotto i lavori. Qualcosa mi dice che l'intera miniera rischia di crollarsi addosso alla prima esplosione. A me sembra solida. Nessun osso rotto. Cazzo, era un soffio. Già. Beh, ora non si torna più indietro. Forza, di qua. Cosa fai? Secondo te mi oriento con i razzi. Perché? Hai la mappa. Questo posto è un labirinto. Meglio segnare i tunnel che abbiamo già controllato. Qui a sinistra. Ok. Ehi, qui. Sono i tuoi uomini. Sì. Torres aveva sempre addosso lo stesso maledetto gilet. E io gli ripetevo, non vestirti di arancione, ti farai ammazzare. Ma qui il colore non c'è. Il suo amico ha perso un braccio, è morto e Torres l'ha mangiato per una settimana. Sei mai arrivato a tanto?
Ho superato molti limiti, ma questo no. Già, neanche io. Stai indietro. Non li lascio ai furiosi. Andiamocene in fretta. Sì. Vieni, proviamo da qui. Ti seguo. È piuttosto stretto. Ce la fai? Io non passo le giornate a non fare nulla. Ah, sei simpatico. Andiamo. Ok, la prima area d'espansione deve essere qui dietro. Se hai letto bene la mappa. L'ho letta benissimo. Visto? Hai ancora le chiavi? Sì, eccole. Cioè, non mi credevi. Certo, ti credevo. Andiamo. Forse l'hanno messo tutto insieme. Figli. Controlliamo l'altra. Di qua. Torniamo indietro. Forse ci siamo persi dei tunnel secondari. Aspetta, c'è qualcosa che non quadra. Cosa? Di che parli? Noi non siamo arrivati da qui. Cioè? Vuoi dire che i razzi si sono spostati da soli? Già, forse mi sono confuso. No, aspetta un attimo, Cristo, questo è il tunnel principale. Cosa? Questo è il tunnel principale, non vedi i binari? Non c'erano quando siamo entrati. Impossibile. Merda, questi sono i miei razzi. Come hanno fatto a... Ok, qualcuno vuole fregarci. Forza, di qua. Aspetta un attimo. Che cazzo c'è qui? Vieni fuori! Fatti vedere! Cazzo, metti via quella cosa. Ma che stai dicendo? Sto dicendo che basta un colpo. Uno. E tutti i furiosi di questo cazzo di tunnel ci piomberanno addosso. Non avevi detto che di notte le gallerie sarebbero no, state... quello... Ma che cazzo! Attento! Ma non posso sparare! Cazzo! Porca troia, ha preso le chiavi! Merda! Dove vai? Ha le chiavi! Dobbiamo inseguirlo! Aspetta! Tu sta qui! Cazzo, schizzo, sto scappando! Fatto una mostracciata, non ho scappare! Andiamo, schizzetto, ti voglio quelle chiavi! Come sei finito? Vuoti. Ti ho detto che sarebbe successo se avessi sparato. Che avrei dovuto fare? Lanciare dei sassi? Ho dovuto solo starmi a sentire, cazzo, la prossima volta. Usa questa. Sì, come vuoi. Non c'è di che. Per cosa? Per averti salvato il culo. Se non fossi scappato, non avrei avuto bisogno di te. Sei pronto a finire questa cosa? Sì, sono pronto. Vieni. Che gli avevi fatto? Prima di rompere la tregua, intendo. Prima di... Sai cosa? Non lo so e non mi interessa.
Avevo già ammazzato qualche stronzo ripugnante. Puoi scommetterci le palle. Ma dopo lo scherzo che hanno combinato a Boozer, quegli schizzati sono già morti. Già, ma Carlos è il più matto di tutti, fratello. Non ti conviene finire sulla sua lista nera. Sei sordo, non mi interessa e non sono tuo fratello. Ricordi cosa ho detto ad Iron Mike? Carlos può anche fottersi. Volevo solo avvisarti. Ormai sei uno di noi, giusto? Sì, sì, ok. Ma non preoccuparti per me, Boozer. Sappiamo badare a noi stessi. Dingo. A vedere. Grandioso. Almeno il vecchio sarà contento. Cazzo, pesa. Vorresti dire? Sai com'è fatto il vecchio? Quanto mi... Ci sono. Ci sono. Grazie. Lui pensa che la tregua con i ripugnanti ci proteggerà. La verità è che a loro non frega un cazzo degli accordi. L'unico motivo per cui non sono calati in massa è che sono occupati a nord a colpire Copland, a Hot Springs. Sì, lo so, ci sono stato. Quindi sai di cosa sto parlando? I ripugnanti arriveranno. E Iron Mike, lui non farà niente. Lascerà che quegli indemoniati rasati a zero ci travolgano come una marea rossa. Scherzo, non puoi saperlo. Dici? Sono così felice di vedere il sole. Merda, sono d'accordo con te. Oggi c'è la seconda volta. Cazzo, fermati un attimo. C'è qualcuno lì. Ehi, una mano. È entrato qualcuno. Ehi, ti sei nascosto? Sì. Te la stai facendo solo, forse. Sì, proviamoci. I miei ragazzi hanno esagerato, lo ammetto. Diventano okay, sempre nervosi dividiamoci. Da queste parti. Proviamo a circondarli. Vieni qui e facciamo due chiacchiere. Ricevuto, ti copro io. Tutto. No, non preoccuparti. Tranquillo, amico, non vogliamo... È solo un malinteso, davvero. Anzi, vogliamo chiederti di entrare nel gruppo. Ci farebbe comodo una mano, che ne dici? Devo farti i complimenti, randaggio. Hai tutte le carte in regola per sopravvivere in questo schifo. Ora, perché non abbassi le armi e vieni fuori a fare due chiacchiere? Forse potremmo trovare un accordo. Tutto ok, randaggio? Hai fatto innervosire i miei amici, ma se vieni fuori senza tirarla per le lunghe, posso mettere una buona parola per te. Che ne dici? Non essere timido, voglio solo parlare. Cos'è quella? Scusa, sorella. Credevo che volessi solo parlare. Ma il discorso è chiuso. Ho visto qualcosa. Ho visto qualcosa. Sono sicuro. Arriva! Ah! Cerchiamolo! Non parli più, eh? Addosso! Possiamo... Alla gamba! Se la meritano! I bastardi sono tutti morti. Già. Ok. Ora pensiamo a quella cazza di dinamite. Sono stati loro a smantellare le moto, sicuro. Passavano da lì, hanno visto le nostre e si sono fiondati su un bottino facile. Ma non è stato facile come speravano. Sai,
Devo ammetterlo. Siamo proprio una bella squadra, noi due. Non ammetterlo. Ehi, volevo dirti una cosa. Quando tu e Boozer siete tornati al campo e Iron Mike vi ha riaccolti a braccia aperte, cazzo, ho pensato che il vecchio fosse rimbambito. Una mammoletta. Qual è il punto, schizzo? Il punto è che io e te la pensiamo uguale. Ora mi è chiaro. Anche tu, come me, sai che se Iron Mike non si sveglia, il campo non resiste 6 mesi. Ok, aspetta ancora il punto. Senti, so di averti rotto le palle. Lo sappiamo entrambi. Ma molti hanno visto cosa hai fatto per il tuo amico e il lavoro per l'accampamento. I tempi cambiano, fratello. Quando Iron Mike andrà in pensione, diciamo, io e te potremmo gestire la comunità insieme. Io e te. A capo dell'accampamento. È davvero di questo che volevi parlare? Ehi, che cazzo, ascoltami. Stammi a sentire un secondo. Ho molti amici all'interno del consiglio e sono d'accordo. Molti pensano che il vecchio debba mollare. No, stanzate, Ricky non approverebbe mai una cosa ma così. Ma lei è tenera quanto il vecchio, tu lo sai. Infatti si sbaglia. E non è la prima volta. Allora io non sbaglierò. Senti, tutti lottiamo per sopravvivere, schizzo, e lo capisco. Ma ricordi che ti ho detto che non supero certi limiti. Pugnalare un amico alle spalle è uno di questi. Meglio un vecchio di merda che tutto l'accampamento. Dovresti pensarci. Lostre, che rispondete? Deacon St. John ad Iron Mike. Dick, come va? Avete trovato gli esplosivi? Sì, Mike. È tutto a posto. Schizzo sta tornando con il carico. Ascolta, Mike. Devo dirti una cosa. Ok, perfetto. Ma non possiamo usarli finché non troviamo della miccia, lo sai, vero? Provo a dare un'occhiata ai nostri documenti. Mike, ascolta. Schizzo è... Dio, che è successo? Avete provato a scannarvi un'altra volta? No, ma vuole prendere il comando del campo, Mike, me l'ha detto lui. Ah, come se non lo sapessi. E se ricordi, ne abbiamo già discusso. Schizzo pensa che le mie idee pacifiste ci faranno ammazzare tutti, ne parla spesso. Mike! Vic, te l'ho detto, Schizzo ha i suoi problemi, ma... Ah, chi non ne ha questo mondo? Grazie per l'interessamento, ma posso gestire la situazione da solo. Passo e chiudo.